Sì, allora le tappe, il cronoprogramma che ATA ha individuato d'accordo con l'amministrazione comunale per arrivare al raggiungimento delle percentuali di legge, prevede entro la fine del mese di giugno l'implementazione già attiva nella zona di Villetta e di Valloria della raccolta di prossimità, introducendo la frazione umida, che è quella che abbiamo visto porta, diciamo, alza immediatamente le percentuali. La seconda tappa, e qui serviremo circa 7.300 abitanti. La seconda tappa invece riguarderà la zona dell'Oltre Lettimbro, è una zona molto popolosa perché parliamo di circa 18.000, un po' più di 18.000 abitanti, quindi si partirà dalla zona di Mongrifone, dalla zona di Mongrifone fino ad arrivare alla zona di Legino, quindi in qualche modo raggiungendo tutta quella fetta di popolazione. Qui si tratta anche qui di implementare la raccolta di prossimità con l'introduzione della frazione umida, perché la frazione secca è già presente. Il terzo step, quindi questo Mongrifone entro fine settembre, il terzo step per arrivare a fine 2015 e arrivare all'obiettivo del 50%, riguarderà la zona invece di Villa Piana, di Lavagnola, fino ad arrivare alla frazione di Santuario. E anche qui verranno ovviamente dislocati sul territorio i bidoncini di prossimità che hanno il vantaggio di essere più piccoli, conterranno ovviamente diversificati per colore le varie frazioni, quindi la carta, la plastica piuttosto che il vetro, come già avviene nelle zone servite dalla prossimità. E anche qui verrà introdotta la raccolta dell'umido, che ha modalità differenti di raccolta, perché ad ogni famiglia, come è già avvenuto nelle zone servite in cui si raccoglie la frazione dell'umido, ad ogni famiglia verrà consegnato dagli incaricati di ATA, previo ovviamente appuntamento, un kit, un mastello di colore marrone con una fornitura che si prevede possa durare per un anno intero di sacchetti compostabili. E con le modalità che verranno poi definite, diciamo da ATA, verrà poi concordato ovviamente nelle varie zone un orario per l'esposizione dei mastelli e per il ritiro dei mastelli, come facciamo già in altri paesi della provincia in cui operiamo con questo sistema. Eccoci.